Buongiorno, buon sabato. Il giornale che trovate oggi in edicola è molto ricco. Le pagine regionali sono aumentate proprio perché abbiamo voluto puntare lo sguardo su alcuni focus importanti. Vi dico il primo, che è quello dedicato all'arrivo dei migranti a Brindisi, in Puglia. In questa terra che naturalmente anche in questa occasione si vuole confermare terra di accoglienza, di pace e di amore, soprattutto pensando a quello che è accaduto a Cutro negli ultimi giorni, purtroppo. Passiamo alle cronache provinciali. Cominciamo da Bari, ancora la cronaca in primo piano, perché abbiamo fatto un ragionamento intorno alle spaccate che si stanno verificando una al giorno, anche ieri l'ultima. Il crimine incalza perché si denuncia solo sui social e quindi questo è un aspetto importante da valutare. Andiamo nella BAT. Farmacie, è stato preso il bandito che ha rapinato tre farmacie in 3 settimane, una settimana. Foggia, imprese e cittadini sono d'accordo con il prefetto e quindi sottoscrivono un patto per la sicurezza. A Lecce, il bagarino falsificava i biglietti dello stadio, è stato scoperto e denunciato. Vi raccontiamo il metodo che usava. Brindisi, ne abbiamo parlato prima, i migranti sono arrivati a Brindisi, però nel centro di accoglienza non c'è né luce e né acqua calda. Scoppia la protesta. A Taranto, siderurgico, futuro con tante incognite, anche se Ilva, sindacati, Acciaierie d'Italia sono tornate a parlarsi. E poi la Basilicata, nella zona pipe di Matera, nessuna speculazione. Così noi ci salutiamo, ci ritroviamo domani, domenica, sempre alla stessa ora, per parlare del giornale che avrete fresco di stampa tra le mani. Ma vi ricordo che naturalmente anche oggi restiamo connessi attraverso il nostro sito e i nostri canali social. Grazie e buona fine settimana.